all'indirizzo artistico del Polo Bianciardi di Grosseto, quest'anno ha realizzato numerosissimi progetti legati all'alternanza scuola-lavoro, sia per committenze pubbliche che private. Abbiamo creato elaborati grafici, pittorici, scultorei, progettazioni di architettura e oggetti di design. La classe 4A indirizzo pittura ha partecipato allo stage sulla lavorazione dei mosaici presso un antico laboratorio artistico di Ravenna, mentre un gruppo ha realizzato dipinti sui temi emozioni e l'associazione Amici di Sant'Antimo. Inoltre ha realizzato elaborati pittorici sul tema Musica è, per la mostra concorso Grande Oriente d'Italia. La 4B indirizzo pittura ha progettato le immagini di santi legati all'ambiente e agli animali per la manifestazione nazionale di Festa Ambiente e opere pittoriche prodotte per la 15ª rassegna del Teatro della Scuola. La 4A corso serale ha realizzato delle opere scultoree in ceramica Raku per la 15ª rassegna del Teatro della Scuola. La 5A indirizzo pittura ha curato il progetto Mediterraneo, mostra concorso per il Rotary Club di Follonica, alla quale hanno partecipato anche tutte le classi del triennio con il contributo della seconda B. Indirizzo architettura ha partecipato al concorso di Artex legato alla realizzazione di oggetti di design e ha svolto presso gli uffici di urbanistica del comune di Grosseto le progettazioni di arredi urbani. Con elaborati grafici ha partecipato alla mostra concorso Grande Oriente d'Italia su tema Musica è. La 5B indirizzo pittura ha partecipato al progetto Mediterraneo, mostra concorso per il Rotary Club di Follonica. La classe 3B indirizzo scultura ha partecipato al concorso Premio Basi per l'arte contemporanea, creando i premi da assegnare agli artisti vincitori del concorso, realizzati in ceramica Raku e metallo. Infine, un prestigioso lavoro dal titolo Fantamirò è stato organizzato in collaborazione con il comune di Grosseto e varie scuole materne della città per la produzione di forme e immagini ispirate all'artista Mirò e realizzate insieme ai bambini con la classe 3A, 3B e 5A. Durante gli incontri, i protagonisti del soggetto si sono espressi liberamente attraverso l'uso di colori e forme plastiche, rappresentando in modo astratto ed assolutamente creativo gli aspetti della realtà.